Alessandro, rivedendoti, che cosa hai da dire, che cosa hai da commentare, che cosa hai. Beh, io sono da un lato mortificato perché ho un rapporto col pubblico televisivo da 30 anni, che ho sempre cercato, me l'hanno insegnato proprio ai primissimi anni in Rai, quando ero ancora in bianco e nero, che ci vuole il rispetto di chi a casa ti segue, quindi attenzione a quello che dici, mai offendere, mai insultare, mai dire parolacce, mai dire bestemmie. Trovandomi anche se come vittima in una situazione del genere, grande imbarazzo in quel momento, grande imbarazzo a rivederlo. E poi che i miei legali vengono tenuti a freno con fatica perché mi hanno elencato tutte le fattispecie di querela e di comunque intervento sia civile che penale che posso fare nei confronti di Vittorio. E che non farai però. Non credo perché, ripeto, io devo ancora capire che gli è successo perché Adesso ce lo dici, fino adesso ce lo a dici. questo evento. Nell'ambito del centrodestra, io su posizioni nettamente da sempre liberali radicali, lui un po' da individuo anarcoide, ma comunque abbiamo sempre rappresentato un riferimento alternativo appunto ai clericali, ai postfascisti. Tant'è vero che appunto mi aveva offerto una lista, un posto nella sua lista al comune lo scorso giugno. E quindi ancora sto cercando di Al capire comune di questa cosa. Milano? Sì, qualche problema. Cosa diavolo è successo per passare completamente dall'altra parte in questa serie di sproloqui che sarebbero offensivi, però dico, ma magari è impazzito momentaneamente. Vittorio. Beh, posso spiegare tutto, perché rivedendolo mi è sembrato più interessante del solito. Per fortuna che l'hai mandato, No, perché. mancava un documento, perché voi stavate commentando una No, cosa, ho perché è detto, più guardate, era forte. previsto tra i filmati di riserva, No, vi ma ho stravolto la scaletta. hai fatto bene a mandarlo. Beh, viene fuori questo, che io condivido la posizione di Cecchi Paone. Intendo la posizione, sai che c'è quel grande pittore che si chiama Gino De Dominicis, a cui chiedono qual è la sua posizione nell'arte contemporanea. In piedi per dipingere un formato grande, seduto per dipingere un formato piccolo. La posizione di lui è la posizione giusta di chi mostra una ragione tranquilla rispetto a un'azione violentissima, inurbana e tremenda, che avendo delle ragioni che spiegherò, si manifesta però in modo irragionevole. Quindi io invidio lui e vorrei essere stato lui. Avresti voluto essere Essere lui, calmo, avrei voluto tranquillo, essere pacato lui come. con i miei argomenti. Invece ero io con argomenti che secondo me lui condivide senza pensarlo fino in fondo. Cioè, qual è l'elemento in una eventuale causa, se io fossi l'avvocato, in cui lui perderebbe? Che lui ha messo in atto la più grave forma, a parte le questioni dell'omosessualità, dei diritti, dico, di discriminazione religiosa. Quella per la quale è previsto un procedimento penale violentissimo, come dire a uno ebreo nel senso hitleriano. Lui dice insistentemente, ecco un esempio di cattolico, ecco il brutto dell'educazione dei preti, i preti complici del fascismo, i preti che negano l'olocausto, i preti che hanno impedito la ricerca scientifica, cosa in parte vera, in parte no, sulla ricerca scientifica le condivido, sul fascismo e l'olocausto meno, Beh, perché. scusa, il fascismo era, il cattolicesimo era religione di Stato. Sì. Il Papa definì Mussolini l'uomo della provvidenza, Però anche è questo è stato discusso, storicamente, che l'abbia come dire, detto, non l'ha detto in accertato. quel modo, però è accettato Come un'altra no? cosa, che ci sono stati molti cattolici polacchi e non solo polacchi in campi di concentramento che non vengono mai ricordati avendo patito un olocausto pari. Quindi, ma anche ammesso che dobbiamo ricostruire la storia, devo dire che però nel suo dirmi cattolico c'era maggior discriminazione che in un omofobo anti-omosessuale quando dice uno culattone. E quindi questa componente è quella che mi ha fatto No, scattare. ti ho Dico, voluto far provare sì. cosa provano gli omosessuali quando si Lo so, sentono ma dire no, ma io culattoni, non sto frosci, dicendo invertiti, che tu pederasti, non avessi le tue gnocchi. ragioni, ma Cavolo. hai letto anche l'ultimo film, quello del Turco, in cui, Ozpetek, Saturno contro. in cui si parla con uno e dice lei è gay, dice no, sono frocio, perché sono più vecchio, cioè uso la terminologia. Cioè esiste tutta una iconografia, anche iconografia d'immagine e una tipologia verbale che corrisponde a diverse epoche. Tremaglia che è vecchio dice culattone, i giovani dicono gay. Cioè, comunque, detto questo, comunque capisco la sua posizione, ma soprattutto la sua meravigliosa tranquillità nel dire cose però di terribile durezza rispetto a una chiesa, di cui io, condividendo una parte delle critiche, però difendo sommamente i valori che
comunque dimostrabili, anche se non condivisibili, tipo il matrimonio di cui parlavo prima. La civiltà cattolica, letteraria, architettonica e monumentale, che ha espresso delle cose sublimi che mi sembrano talmente superiori a me e a lui da impormi rispetto. E quindi la parola cattolico per me è un insieme di valori come la parola ebreo. A quel momento, quando lui mi indica come esempio del negativo... No, questo vale come cristiano, non sì, vale come cattolico. Però io lo intendo che come cattolico. Io, voglio dire, io parlavo di un fenomeno storico, di un'azione politica. Ma no, ma non dico che tu non avessi le tue ragioni. A quel punto si innesca la mia ira furibonda, in cui il paradosso è che invece di fare una cosa noiosa di difesa del cattolicesimo o del cristianesimo in modo parrocchiale, io difendo dei valori assoluti del mondo cattolico attraverso parolacce che rendono più credibile e virtuosa quell'azione così un po', diciamo, da cattolico belva degli anni 10, dalla Peghio. Questa cosa qua rende più credibile invece la mia critica. Sì, ma non dico che tu non avessi le tue ragioni, però cosa avviene per esempio a Milano? Che io sono riuscito a fare di Parco delle Basiliche, Parco Giovanni Paolo II, e nessuno ha sottolineato questa capacità semplice di riconoscere non un cattolico ma un grande uomo, il povero Veltroni, succube di un falso laicismo, ha dovuto togliere la denominazione della stazione Termini perché passa un ateo, un musulmano, e dice: perché devo vedere un papa? Ma non vedi il papa, vedi l'uomo grande, che è la ragione per la quale, indipendentemente dalla tua fede, no, rispetti. Ma ti dico di più, io ecco, amo più Giovanni Paolo II uomo che papa, perché come papa è stato un papa terribilmente reazionario, ma questo lo penso anch'io per certi versi, terribilmente conservatore. Quindi grandissimo uomo, terribile papa. Però in tutto questo il giudizio che tu dai è un giudizio talmente severo che la mia reazione apparentemente crudele è in realtà di quello che dice: alcune cose non vanno toccate perché sono valori indiscutibili, compreso quello sul ruolo del Papa rispetto a essere Papa e non uomo. Comunque quello si può discutere, anch'io ho qualche critica oggettiva rispetto ai comportamenti, non so, quello sui preservativi, queste cose incredibili di Papa Wojtyła, non se ne parla. Però la figura è tale che io non sono cattolico, pure non sono buddista, ma rispetto le personalità nella loro complessità. Ho bisogno di aggiungere una cosa, perché qui entriamo questo per la ragione dell'incazzatura, ma perché, voglio dire, se non lo facciamo a confronti, grazie a te, dove lo facciamo? Papa Giovanni Paolo II e dopo di lui Papa Ratzinger, nella omelia ad Eligendo Pontefice, ha detto, come diceva Paolo Giovanni Paolo II, che la Chiesa Cattolica è contro tutti i totalitarismi di destra e di sinistra, ma anche contro il liberalismo. Cioè sono due papi che esplicitano una vecchia, antica posizione che risale a Pio IX e al sillabo, che è contro il liberalismo in politica e la modernità. Io sono un liberale che vuole questo paese il più possibile moderno. Per forza quest'uomo, questo papa, questi papi sono dei nemici, perché io sono liberale e loro dicono esplicitamente nelle loro affermazioni pubbliche: il liberalismo è un nostro nemico, così come il fascismo, il nazismo e il comunismo. Per me questo è gravissimo. Io non sono loro che si pongono miei nemici. Chiamiamoli avversari invece di nemici, ti va bene? Guarda che sono tosti come nemici. Non li vedo nemici. Avversari? Ti li vedi come nemici o come non li vedo nemici, e l'altro punto su cui io non condivido il liberalismo. Sì, no, ma sono in maniera esplicita. Io non vedo neanche il liberalismo come un dogma, allora dico questo. Il tema... No, è una prassi, infatti. È una prassi, ma il punto in cui lui ha detto cose più dure delle mie in quel modo tranquillo che io gli invidio, è quando ha detto: i preti che hanno fatto tanto male all'Italia. È vero. Ecco, però, e il tanto bene? Beh, comunque siamo un paese meno liberale, meno avanzato, però, meno moderno, meno scientifico, perché abbiamo avuto il peso di questi papi, di questa Chiesa Cattolica, che ci hanno frenato nello sviluppo, almeno quello che io vedo come sviluppo, lo sviluppo liberale in politica e lo sviluppo scientifico-tecnologico nella però vita pratica. Non esce dalla Sono Chiesa, loro che non l'hanno voluto. Ma non esce dalla Chiesa, per esempio, Don Gallo, non esce dalla Chiesa. Ma è uno. Beh, ce ne sono tanti però che hanno posizione. Cioè, la Chiesa... A me Don Gallo non piace, però, intendiamo. Sì, preferisco Martini. Ecco, ma quanti non escono dalla Chiesa? Budget Bozzo ti piace? È una figura abbastanza divertente, Budget Bozzo. È un liberale. Devo dire, in tutto questo... Genova, non è un liberale, quindi, eravamo a Genova o abbiamo fatto anche altro nome? Sta scrivendo delle cose pazzesche, altro che liberale. Sono gli elementi, diciamo, rispetto alla parola cattolico usata in modo prevalentemente negativo. E quindi lui era durissimo, io ero più duro nella forma, ma ero alla fine più difensivo rispetto a dei valori che io riconosco come tali, anche se estranei a me o alla mia scelta personale. E allora a questo punto nasce il tema della scelta personale, ovvero quello che dico a Rosy Bindi: esistono gli individui e non le coppie. Io ho una tale antipatia per le coppie che indico la liberazione dalla coppia come un privilegio tale che gli omosessuali hanno rispetto agli eterosessuali e che devono conservare come loro identità.
essere individui e non coppie. Da sempre lo penso. Io mi comporto esattamente come ma Pasolini. Ma tutti sono individui e non coppie. Omosessuali però, ed eterosessuali, questo è molto liberale. Però la coppia che si identifica... La società è fondata sull'individuo. Sull'individuo. Allora siamo d'accordo no, non siamo d'accordo, perché i cattolici dicono no, è fondata sul matrimonio. La base fondante allora della società liberale è il singolo individuo, perché nel corso della sua vita quell'individuo si può sposare, non sposare, divorziare, risposare, ridivorziare, mettere insieme, cambiare gusti sessuali. Un liberale dice l'individuo è al centro della società. I cattolici, che in questo io combatto, dicono no, la società è basata sulla famiglia, e cioè fondata su nulla, perché ci sono i numeri che dicono che non esiste più una famiglia, ma decine, centinaia di famiglie diverse, di tipi di famiglie diverse. Quindi su che è fondata? Ma pensiamo allo stesso, perché ti dico questo? Sulla Repubblica dell'altro giorno, a commento dei Tettamanzi, c'erano due signori con due figli, una coppia di conviventi, estraneissimi al matrimonio religioso e civile e anche al dico. Cioè a dire, siamo due individui che si dichiarano reciproca attenzione, forse fedeltà, senza alcuna disciplina di legalizzazione. Senza un io quello discuto. Allora, la cosa divertente che ti dicevo prima, ci sono due opzioni, una di Massimiliano Parente, diciamo molto libertaria, e una di Doninelli che mi sono arrivate. Quella di Mark Parente, che dopo la trasmissione prima, famosa ti sono dice, arrivate. Molto interessante il ragionamento che hai iniziato sul giornale di ieri, che era una teorizzazione delle cose dette in televisione. È sacrosanta la polemica con Cecchi. I nuovi benpensanti, lui ha un po' l'atteggiamento dei benpensanti, e i finti trasgressori uccidono contemporaneamente la bellezza dei valori e della trasgressione, per sostituirli con una grigia mediocrità dove tutto deve essere lecito per tutti, combattendo il Papa ma pretendendone la benedizione. Chiedo scusa, la parola trasgressione è tipicamente cattolica. Lo so, però... Io che non sono cattolico non uso mai la parola trasgressione, perché si presume che ci sia un sesso sano, un familismo sano, e poi tutto quello che non rientra in questa indicazione cattolica è trasgressione. Siccome noi siamo convinti della libertà di ogni singolo essere umano, soprattutto nelle sue determinazioni sessuali e affettive, la parola trasgressione ci fa venire i capelli dritti. E ha ragione. Perché indica un giudizio. E anche qui è di nuovo cattolico. Sì, sì. In questo senso intendo dire cattolico, cattolico. Sì, sì. Se un cattolico mi dice questo, dico guarda che tu fai del male politicamente al paese, perché è l'unico paese arretrato di tutti i paesi avanzati sul piano dei diritti civili, ma del male ai singoli. Perché dice uno che è omosessuale, che non può scegliere di non esserlo, che è un trasgressivo, lo ammazzi psicologicamente. Gli devi dire la verità, che è normale, che quello che lui è previsto dalla natura o, se ci crede, da Dio. Infatti questo è il punto in cui lui ha una parte di ragione. La trasgressione per me è un valore, no, ti dico perché, è un valore assoluto ed è il valore comportamentale mio, e non è per lui che è molto più... No, questo è vero, lui è trasgressivo per definizione. Io lo sono per definizione. Mentre lui dice, lui è normalizzatore in questo. Però io dico questo, che anche mantenendo questa differente valutazione del valore della trasgressione, che per lui è un non valore, resta il fatto che per me che la evito, la famiglia cristiana o la famiglia tradizionale ha una necessità, che è quella per cui il mondo insiste e continua, che è nella generazione di un figlio. Ma non è quindi, detto che bisogna farlo dentro la famiglia. Il figlio si genera con l'accoppiamento, ma infatti sulla convivenza e sul dico, diciamo, come legittimazione della coppia eterosessuale, io non ho niente da dire. Io dico, Grillini si è inventato il dico per entrare nel nucleo familiare con il modello omosessuale, che per me, essendo individuale, non può mimare la famiglia, perché altrimenti posso farlo a 3, a 4, a 6, a 8, perché quando c'ho un giovane in aereo, mi ha dato questo documento tanto divertente che prima evocavo. Pax, patti civili di solidarietà, sarebbero così d'inizio. Se non è matrimonio di serie B, se non è un matrimonio per i gay o le lesbiche, perché viene identificato con la regolarizzazione delle coppie di fatto? Perché limitare il numero dei partecipanti al patto civile di solidarietà? Se non deve necessariamente confondersi col matrimonio, perché non estenderlo a più persone? Tre zitelle, un poligamo non regolarizzabile? In fondo i sette nani... I dico non sono lontani da questo. Vedi, i sette nani vivono un regime di Pax, a prescindere da qualsiasi implicazione sessuale, e il patto si è esteso a 8 membri con l'arrivo di Biancaneve. Curiosità, i parroci potranno costituire Pax con le perpetue o i sacrestani a scelta, o piuttosto che assumere un badante o una colf non sarà più conveniente un Pax piuttosto che pagare i contributi IMSS? Cioè il paradosso del modello A2 è quello che io contesto duramente, che è il modello matrimoniale, che è inconsciamente il modello in cui l'omosessuale rispecchia la normalizzazione di un rapporto per non essere emarginato. No, quindi diventa una specie di riconoscimento. Non parlare per gli omosessuali che non conosci, intendo dire, non sai no, cosa ma se lo chiedono a due, non è questo. È in realtà perché mimano un modello che è un modello di legittimazione. Una visione liberale, e essere liberale vuol dire essere pragmatico, davanti a stati di fatto bisogna introdurre degli elementi di normazione leggerissimi, meno possibile, questo è, come dire, il nostro modo di ragionare.
Ma non si può dare giudizi, non si può dire cosa è meglio o cosa è peggio, non si può dire è meglio che stai da solo piuttosto che in coppia. Ci sono delle persone che non hanno nessun'altra alternativa, perché omosessuali, quindi coppie di uomini e coppie di donne, che sentono il bisogno, io lo dico a chi sta a casa, è un bisogno normale se uno ama qualcuno, volergli, come dire, garantire il futuro, dare un segnale anche tangibile, economico, una casa, un conto corrente, una pensione, un'assistenza sanitaria. Questo è un fatto, secondo me, umano, basilare, che va al di là di qualunque fede religiosa. E io dico, come in tutti i paesi avanzati liberali, finché dura quella condizione, bisogna che si possa dare l'un l'altro questi diritti e questi doveri. Senza stare a parlare troppo in astratto come si di... Come si fa a non essere d'accordo su questo, se però? Non essere d'accordo, che siccome tutto nasce dal mio amico Grillini, che è molto simpatico... Ma povero Grillini, la formula della legge a cui si poi è arrivati con le due donne Polastrini e Bindi, due donne ma singolari. Ma non credo che Grillini abbia ti dico come nasce. Perché Grillini le due donne singolari, in che senso? No, perché alla fine hanno fatto una cosa che ha una sua apparente correttezza, ma in cosa non funziona? Qui Tettamanzi è entrato giustamente. Grillini... Non funziona perché è l'ennesimo compromesso cattolico-laico. No, ma a parte il compromesso, non funziona. No, è lì che non funziona. Entra Grillini e quando deve cercare in televisione di non scontentare un vasto pubblico ben pensante come i bambini dell'altro giorno o i loro genitori, dice sì, ma poi... quando due stanno insieme da tanti anni, e poi quando lui è vecchio, e chi gli sta vicino, e quando va all'ospedale, chi lo assiste, quando muore, chi ha il suo... Questa visione così molto funebre, che non è la tua, che non è neanche la mia... La mia è gioiosa e vitale, stiamo insieme bene finché stiamo insieme. Ecco, allora, se accettiamo la sua, che è anche la mia, rispetto a qualunque genere di rapporto, io ho un rapporto da 10 anni con una donna che ha ogni garanzia, e ove io decidessi concordemente con lei... Ma come gliele hai date queste garanzie? Gliele do perché le do il denaro che io ritengo giusto e lei ritiene giusto che serva... Le do la casa, le do tutto quello che... E se volessi farla mia erede, lo farei con un atto civilistico. Ecco Tettamanzi, non c'è bisogno... Ma si può impugnare, se tu avessi dei... Tu credo che abbia dei figli. Si può impugnare, I tuoi figli possono impugnare sull'asse. Per una parte, ma tu gli puoi dare... Ma mica gli devi dare tutto a una persona che convive con te, dai quello che ritieni conveniente. Ma lo puoi fare con un atto civile. Ma è squilibrato, e questo è il punto. Ma non puoi pensare di avere il matrimonio... L'atto privato è impugnabile in sede civilistica. Perché ci sono delle leggi che premiano, per esempio, i figli, per esempio i congiunti. Io ricordo un bellissimo articolo di un grande liberale, Piero Ostellino, ex direttore del Corriere della Sera, che adesso ha una rubrica settimanale, qualche tempo fa sul Corriere raccontò la storia di due donne che hanno vissuto insieme tutta la vita, nella stessa casa, con gli stessi soldi, dividendo lo stipendio. Una delle due muore, non fa tempo a raffreddarsi il cadavere, che arrivano i parenti dell'altra, che non avevano mai visti, frequentati, anzi li avevano ripudiati, e le tolgono tutto, casa, soldi, pensione, conti bancari, certo. È rimasta fuori di casa sola senza più una lira, cosa che può succedere alla sua compagna, perché i contratti privati sono impugnabili dai parenti, anche i più lontani, e se posso usare la parola, anche i più stronzi. Che non si sono mai dedicati alla coppia, anzi l'hanno osteggiata perché omosessuale. Ma a quindi questo punto... per questo serve il Pax, il Dico, chiamalo come ti pare. A me non piace il Dico perché è il classico compromesso cattocomunista, però è meglio di niente. Ma allora non sarebbe stato più opportuno introdurre il Dico solo, sottolineo solo, per gli omosessuali? Secondo me sì. No, io l'avrei fatto solo per gli eterosessuali. Nel senso che nel rapporto omosessuale c'è l'elemento insidioso. In questo insidioso. Però sei feroce, perché gli omosessuali non avrebbero alternative. Intendo dire che i casi emblematici, Dolce e Gabbana, secondo te hanno dei problemi? Lui dirà che sono figure che stanno nel mondo vivo. Magari fossero tutti Dolce e Gabbana. Dico, io mi occupo di tutti quegli altri che non sono Dolce e Gabbana. Ma come le persone che hanno molto denaro convivono e trovano un accordo, nonostante quello che lui dice, le leggi ti consentono di dare quello che vuoi a chi vuoi nella misura del giusto. Non puoi togliere ai figli, ma puoi dare benissimo a un terzo. Io, per esempio, una parte della mia eredità ho pensato di darla a Glidewell, che è qui con me, e lui a me, senza che abbiamo alcun rapporto che la legge benedice, altro che la nostra volontà di essere eredi, lui di un quadro, io di un altro. Certo, questo non vuol dire che non gli do a mio figlio, ma non è vero che non esiste la soluzione civilistica che non sancisce. Quello che desidera il Grillini di turno è la regolarizzazione davanti alla società di un rapporto a due. Ma questo è un altro discorso. Ecco, che è quello che io questo trovo è un altro insopportabile. Discorso. No, allora questo è un altro discorso che non è insopportabile. Beh, io trovo. Perché sempre a causa della morale cattolica, oggi ancora l'omosessuale da molti non è considerato una persona normale. Perché il cattolico cosa dice? Per carità, poverino, bisogna stargli vicini, porta una croce. Ma quale porta una croce? Ognuno è felice, deve essere felice e gioioso di quello che è. Quindi essere omosessuali non è una croce. E poi continuano a dire, in questi giorni, posso fare
citavi un lungo elenco, cose spaventose dell'omosessualità. Tonini ha detto che gli omosessuali si uniscono come bestie, parole testuali. Il Papa ha detto che è un amore deviato. Maggiolini ha detto che è un amore che non esiste, quindi il problema non esiste. Io vi posso fare un lungo elenco. Grillo, l'arcivescovo di Civitavecchia, quello della Madonnina che piange, che ancora siamo a credere a queste cose, ha detto qualcosa di tremendo come... Ah sì, un fatto oggettivamente disordinato. Ma oggettivamente di che? La natura, Dio o la statistica prevede che circa il 10% dei nati sono subito, diventeranno omosessuali. Quindi quale oggettivamente disordinato? Ma come si permettono? Sono questi cattolici che io attacco e attacco con veemenza. E non è un'offesa, è un'autodifesa e un'affermazione di civiltà. La civiltà liberale e moderna non tollera neanche da uno vestito di rosso di dire a un essere umano che è oggettivamente disordinato, che prova amori deviati e che si ammucchia come bestie. Non vi dovete più permettere, perché anche se fossi io da solo, signori preti potenti e prepotenti, risponderemo rima su rima. Ecco, allora dicevo, io ho un grande rispetto delle bestie e sulla base, oggi c'è questa specie di ribaltamento perché lui è più, come dire, enfatico e io sono più... alla Cecchi Paone, ma nel dire una cosa anche in modo molto tranquillo, il rispetto delle bestie vuol dire che come il 10% hanno un'opzione naturale... Non è un'opzione. Opzione, no, no, un'opzione. L'opzione indica la scelta. Una direzione naturale omosessuale, così l'80%, ne resta soltanto il 10%, quindi finti normali, hanno una tendenza alla infedeltà. Allora, se io sancisco che l'infedeltà è la mia natura, non riesco a immaginare, perché non mi deve essere consentito, un Pax a 6. Allora, nel riprodurre il Pax a 2... tu stabilisci che il modello matrimoniale eterosessuale che tu ritieni limitativo diventa anche il tuo. E allora a quel punto io dico, se questo è il limite di un rapporto che poi finirà o non finirà, sarà decisione dei due che stanno insieme, la legittimazione diventa una forma esterna per far consacrare pubblicamente un rapporto, quando tu critichi il modello familiare, lo vedi perituro, e quando in fondo esso però ha rispetto alla morale cattolica, all'atteggiamento di quelli che fanno i moralisti, una ragione profonda che è che devi difendere il figlio, che è il più debole fra i due, che non nasce nella coppia omosessuale, che deve semplicemente difendersi l'un dall'altro. Attenzione, che potrebbe già esserci, perché il numero degli uomini e delle donne che diventano omosessuali dopo aver avuto dei figli è in crescita continua in tutto il mondo. Quindi anche questa è una fattispecie che lui considera impossibile, che è reale. Cioè, io quello che voglio dire... Un liberale lavora sulla realtà, non su quello che dovrebbe essere. Quello che io contesto alla Chiesa Cattolica, a differenza della Chiesa cristiana e protestanti, è di schiacciare gli individui e la loro vita con astrazioni, che possono essere più o meno belle, più o meno straordinarie. Io non le considero tali, ma sono astrazioni che schiacciano la vita degli individui. Invece bisogna vedere qual è la verità. È pieno di omosessuali, maschi e femmine, che hanno dei figli. È pieno di coppie che non si sposano. In 30 anni in Italia i matrimoni religiosi e civili sono dimezzati. Allora, di cosa parliamo di famiglia? Non c'è più la famiglia tradizionale, ce ne sono di tante, di tutti i tipi. Un governo liberale non si permette di dare giudizi, perché non è un governo teocratico, non è un governo etico, e dice cerchiamo di fare un po' d'ordine a difesa soprattutto dei deboli. È solo questa la posizione liberale. Allora, vediamo un attimo per mettere in luce in una maniera molto sommaria, molto sintetica e anche molto divertente, che cosa... dice Crozza, Maurizio Crozza, su Idico. Abbiamo tratto questo pezzo da Ballarò e penso che tutte e due ne converrete che ha ragione. Lui è un genio comunque, ecco. Non so cosa dire. Via il filmato. Dico che la Bindi ha ragione quando dice che Idico non sono un matrimonio di serie B. Infatti non si fa una dichiarazione congiunta, si fa contestuale, cioè si va sempre in comune ma si firma su fogli separati. Poi si va a festeggiare, sì, ma in ristoranti diversi. Poi ognuno mangia la sua torta, sì, ma separatamente. Non è un matrimonio di serie B. Più che altro diciamo che è una festa di merda, ma non è un matrimonio di serie B. Ecco, dopo aver visto Maurizio Crozza che ha sintetizzato questa cosa su Idico, il fatto della raccomandata, che non essendo bisogna essere nello stesso posto. Essendo frutto di un compromesso orrendo, sono meglio di niente, ma sono un pastrocchio. Un pastrocchio. Questa della raccomandata, Vittorio. Se ti arrivasse la raccomandata di una signora che si è invaghita di te e che è andata a dire in comune si registra, cioè se io sono perdutamente invaghito di ma la nemesi sarebbe gli arrivasse la raccomandata di un ragazzo che dice una cosa del genere. Pensa da quante raccomandate potresti essere invaso a questo punto, no? No, io rifletto su diverse situazioni. Ogni tanto leggo sul giornale che c'è qualche ragazza, l'ultima gela,
una ragazza nera che ha avuto un figlio da me, io non credo di aver dormito a Gela negli ultimi 5 o 6 anni. E poi c'è l'idea che io ho patito rispetto alla figura di mio zio, che fu divorziato, nel senso che un cattolico che si sposa con la convinzione che il matrimonio sia indissolubile, che è la mia convinzione del matrimonio, per cui lo evito, non lo immagino perituro, o in qualche modo dissolto dal divorzio, è che tu, che hai questa convinzione, diventi divorziato passivo perché tua moglie lo chiede. Condizione che mi fa pensare ai limiti anche del divorzio. Cioè, nella mia visione, il valore della Chiesa Cattolica è il valore di una posizione di parte che però indica dei riferimenti che i fedeli, se sono tali, devono seguire. Siccome l'Italia è un paese cattolico con molti fedeli, le situazioni che lui indica, che appartengono oggi a una minoranza, rientrano in una visione assolutamente laica di uno Stato che non abbia la religione come indirizzo della scuola, vedi Promessi Sposi, la Divina Commedia, dell'orientamento quotidiano della vita. Cioè, i valori della Chiesa Cattolica sono valori che hanno una caratteristica di poter essere condivisi sul piano del modello. Gli atteggiamenti individuali, che anche l'inclinazione omosessuale presuppone, sono, secondo me, tutto meno che modelli. Ed è per questo che è bene che rimangano scelte individuali. No, sono modelli di libertà. Il problema vero è che nella scuola, giustamente, si fanno leggere, studiare gli autori cattolici, ma molto di meno autori come Carducci, che ti scrive una poesia che fa l'esaltazione della locomotiva, cioè dell'arrivo del progresso, dell'arrivo della scienza, della tecnologia, che porta lavoro, che porta libertà, che porta difesa e organizzazione dei lavoratori. Insomma, sono scelte profonde che sono state fatte, non a caso durante il fascismo, quando la Chiesa Cattolica era religione di Stato di un paese, purtroppo, ahimè, arretrato e totalitario, e che hanno fatto male a questo paese. Certo. Nel resto del mondo il modello qual è? La libertà dell'individuo, che si ferma solo dove crea nocumento alla libertà di un altro. E questo non va bene. Quando io insisto, finisco subito, nel mio attacco alla Chiesa Cattolica, chiarito una volta per tutte, ma sono certo che lo fosse, è chiaro che non è un attacco alla dottrina, alla fede, alla spiritualità. Non mi permetto di entrare nella dimensione religiosa di nessuno, di qualunque tipo di religione. Ma quando la Chiesa Cattolica, come sempre ha fatto, fa politica, e allora io devo difendermi, come poi tutta la mia tradizione familiare. Siamo stati repubblicani, garibaldini, antifascisti liberali, abbiamo fatto da liberali e da repubblicani la battaglia per il divorzio, per l'aborto, e la facciamo per i diritti civili. Sì. Dunque, un tema che avete toccato in fondo è quello dell'adulterio, che è una forma ipocrita di... Abbiamo un testimonial, scusate se scendiamo di livello, non in senso di statura, Pupo. Perché Pupo a lungo ha vissuto, o vive ancora, con due signore che tutte e due sanno questa situazione. Allora vediamo, tratta dal programma L'Arena di Giletti. È una famiglia allargata, insomma. Vediamo Pupo e la testimonianza delle sue due conviventi, come le possiamo, delle sue due mogli. Ecco, perché ci sono anche situazioni... Ma sono sposati entrambi ancora? No. Non sono allora conviventi. Vediamo allora Pupo da L'Arena di Giletti. Io ho avuto altre donne, sì, e quelle altre donne le ho messe sempre di fronte al fatto che non avrei lasciato mia moglie. Il fatto di stare con un'altra donna, comunque lui me l'ha messo sempre di fronte, cioè io sono perfettamente, cioè io la so questa cosa. Io non ho mai pensato di levarlo dalla famiglia. Penso di aver patito, perché i primi 3 anni sono stati tremendi. Poi piano piano mi sono abituata a questa vita. Che lui le cose te le dice come sono. O te le accetti o non le accetti. Non come tanti uomini che si fanno passare per altri e poi il risultato poi alla fine è la stessa cosa. Nonostante tutte queste cose, però mi sembra che io non posso, cioè, non posso vivere la mia vita se io non lo, cioè, se non, lui non è vicino a me. Allora, io non posso vivere la mia vita se lui non è vicino a me, l'altra, io so questa situazione e l'accetto. No, non è tanto, che è interessante questa testimonianza, nonostante che Pupo non beh, sia un riferimento... testimonio popolare, diciamo. Sì, non sia un riferimento che dobbiamo intendere sul piano etico. No, ma mi colpisce però, ha ragione lui, così come mi colpiscono Banfi e Baudo che attaccano il Papa. Se me l'avessero detto 5 anni fa non ci avrei mai creduto. Cioè, veramente, quando personaggi che incarnano l'immaginario popolare fanno e dicono certe cose, vuol dire che le cose stanno cambiando. Certo. Quindi Pupo in questo senso vale molto. No, ma è interessante che indichi un modello che è comunque alternativo e rispettabile. Allora, siamo di fronte a un fenomeno in cui tutto può essere legalizzato, a partire da questo nucleo iniziale che parte dal dico di due omosessuali.
Il tema di fondo è appunto quello che indicava lui, cioè che la Chiesa ha dominato la società italiana per tanto tempo, si è arrivati poi a un concordato che stabilisce che la religione non è di Stato ma è nello Stato e in qualche modo ispira anche i principi formativi, c'è ancora l'ora di religione nella scuola e noi abbiamo i famosi promessi sposi. Che nessuno frequenta. Nessuno frequenta, abbiamo letto i promessi sposi fino all'altro ieri obbligatori nella scuola. Immaginiamo dei promessi sposi con un terminale in cui i due sono Lucio e Lucia, oppure Renzo e Renza. È evidente che quello che indicherebbero quei promessi sposi è lecito, è un altro romanzo, ma non ha nessun collegamento con una struttura della società in cui il matrimonio è il punto d'arrivo di una visione cristiana che indica in modo valoroso la propria identità morale. È la componente morale che è estranea alla visione praticistica di cui parla lui. È un'etica pattizia. L'etica liberale è un'etica pattizia per cui due persone libere si mettono d'accordo su cosa fare senza danneggiarsi e senza danneggiare terzi. Ma non possono pretendere di stabilire un modello, invece in tal modo... Ma non esistono più modelli, perché una società aperta, una società liberale, una società multietica, oltre che multietnica, ed è una società, per fortuna, relativista. Perché il relativismo, mi spiace per il Papa, ma è uguale a libertà. Il non relativismo è uguale a forme di dittatura, forme di imposizione. Ovviamente questa cosa non possiamo che riconoscerla assolutamente logica. Ma non lo dice nessuno quando il Papa dice che il relativismo è un nemico. Questo, non è un nemico, è la libertà. E consentire che la Chiesa intervenga. Cioè, la Chiesa è di per sé un organo politico. Non puoi pretendere, lo diceva l'altro giorno l'autrice di Porci con le ali, la nostra Lidia Ravera, dice questo interventismo intollerabile della Chiesa. Perché è intollerabile? Hanno il dovere e il diritto di intervenire a difesa e a presidio di quei valori morali, esattamente come lui dei dice. Loro valori dei loro, morali. Certo, e infatti, loro dicono che sono gli unici, e questo è il problema. Ma non è che dicono che sono gli unici, li difendono nel modo più straordinario che no, quello no, dicono democrazia. Anche che sono gli unici e che il fatto che ne esistano degli altri è un segno di negazione. E questo è il liberalismo. Il paradosso è questo, che siccome le leggi si fanno a maggioranza, perché è caduto il governo Prodi? Perché non aveva la maggioranza sull'Afghanistan. Cadrebbe a maggior ragione su questo punto, perché nonostante il meccanismo dei pochi voti al Senato, la maggioranza degli italiani stabilisce quei valori che è pronta a difendere. Loro potrebbero avere un'unica possibilità di far passare, come fu per il divorzio e l'aborto, un referendum. Sì, io voglio che gli italiani si pronuncino. Però te la dice lunga che il nostro paese non è rispecchiato né dalla sua classe politica né dalla sua chiesa dominante. È clamoroso. Cioè, a Roma pensano a un'Italia degli anni 50, che per fortuna non è più così. Però, i ragazzi sono andati per fortuna a studiare tutti all'estero, e fatelo più spesso, mandateli se non li avete ancora mandati, perché vedono la normalità delle situazioni di cui parlo io, e quando tornano in Italia dicono: ma che strano sto paese. Ecco, ma Alessandro, non si riesce a ottenere un voto politico, una maggioranza, perché c'è un'ingerenza pesante? C'è un'ingerenza di tipo oppure politico. Oppure perché non rappresentano... Perché è una terza parte politica non eletta, questa è la cosa sconvolgente. Io attacco la Chiesa come entità politica perché mi è avversaria, perché fa politica. È chiaro che non l'attacco come entità spirituale, come non attacco l'entità spirituale ebraica, musulmana o buddista. Ma fa politica, il problema è che non l'ha eletta nessuno, ma è sovvenzionata con i nostri soldi. Ecco, ma Vittorio, quando via concordato, allora, se vogliono fare politica. Passa o passerebbe solo con il referendum? No, tu implicitamente dici che il Parlamento attuale è composto in maggioranza da ipocriti che con la mano destra fanno una cosa e con la mano sinistra ne fanno un'altra. Il Parlamento attuale è delegittimato rispetto alla quota di voti reali che oggi sarebbero per le due parti, oggi sicuramente. Allora dico che il referendum è l'unico modo per risolvere questa questione, però l'ingerenza della Chiesa non è tale, perché l'organo politico che la Chiesa rappresenta è incarnato nella fede popolare e democristiana, nonostante Rosi Bindi, di quelli che in Parlamento sono eletti in nome di valori cattolici, che sono quindi valori politici, cioè il valore etico della Chiesa. Allora per questo paese non c'è speranza di diventare normale, non so, perché se comunque la ci piaccia o no, a me piace molto, il mondo libero va in una certa direzione dove il minimo dei pax, addirittura i matrimoni che nessuno chiede, ci sono ovunque, tranne che in Polonia, guarda caso, e in Grecia. A me, con tutto il rispetto dei polacchi e dei greci, che mi stanno molto simpatici, io vorrei somigliare anche in questo agli inglesi, agli americani, ai canadesi, agli australiani, ai francesi, agli olandesi o agli spagnoli. Abbiamo citato Lino Banfi prima. Vi vogliamo mostrare Banfi in un film televisivo con Nino Manfredi.
E questa è una situazione emblematica di due fratelli. Di due fratelli. Una bellissima un fratello si vergognava di avere fratello gay. C'è però il giorno del funerale della madre e state a vedere che cosa succede all'interno della chiesa. È tratto dalla fiction Un difetto di famiglia. Lino Banfi e Nino Manfredi, buonanima. E infatti, in ritardo come al suo solito, Francesco, l'altro mio figlio, arrivò. Non è di queste parti. Lo conosci tu? Mai visto prima. Nicola non gliel'aveva detta a nessuno d'avere un fratello. Sempre per quel fatto del paese, la cosa che Francesco era diverso. Ma le bugie hanno le gambe corte. Gamarota. Sì. Chi è quel tipo bizzarro là? Non l'ho mai visto in giro, lo conosce lei. Quale tipo? Quella specie di checca lì. Non lo so, non lo conosco, non l'ho mai visto, forse... È un vecchio amico di mamma. Ah, meno male, per un attimo ho avuto paura di diventare parente di un vecchio culatone. Allora adesso bisognerà fissare una nuova data per il matrimonio dei nostri ragazzi. Sì, sì. Vado a chiedere. Chiariamo subito una cosa, io non ti conosco. Non ci siamo mai visti. Se t'azzardi a dire in giro che siamo fratelli, ti giuro che questa volta t'ammazzo. Non mi dire. Vedo che il tempo non ti ha cambiato. Ti vergogni ancora di avere un fratello omosessuale. Sei rimasto lo stesso piccolo provinciale, preoccupato solo del giudizio degli altri. Invece tu del giudizio degli altri te ne sei sempre altamente fregato, vero? Tu sei uno spirito libero. Guarda che io non te lo perdonerò mai quello che hai fatto. Non mi sembra di averti chiesto perdono. Comunque stai tranquillo. Dopo la sepoltura di nostra madre non ci vedremo mai più. Meglio così. Ecco, è molto bella quella fiction rivista soprattutto alla luce di oggi, perché poi Nino Manfredi si ammala, ha un male terribile e Banfi, suo fratello, si riavvicina a lui e scopre questo legame però familiare. Però maledizione, sempre con la morte, sempre con la malattia, sempre nell'incapacità di dire è normale, è bello, se capita non c'è nulla di male, genitori siate orgogliosi dei vostri figli, come se fossero o non fossero eterosessuali o omosessuali. Questo è il problema. I preti, potenti e prepotenti, cioè cardinali e vescovi che anche stamattina sui giornali scrivono cose orrende degli omosessuali, che sarebbero inaccettabili per gli ebrei, sarebbero inaccettabili per qualunque altra minoranza, non hanno mai detto una parola in questi anni. Qualcuno di voi ha mai sentito una parola in chiesa o dei preti, o cioè dei cardinali e dei vescovi, a favore della dignità umana della persona omosessuale? Sai quando lo dicono? Solo se non esercita. Come se il fatto di essere e di avere rapporti potesse essere scisso. È una forma di ferocia inumana, di crudeltà. Cioè, Cristo dov'è in tutto questo? Dov'è Cristo? Io sapevo che interveniva a favore dei deboli, a favore degli ultimi, a favore dei non tutelati. E lui invece ha detto una grande verità. Almeno il Cristo cattolico interviene per la maggioranza e per fare maggioranza e per detenere la maggioranza politica. Il punto su cui si deve mantenere una posizione diversa da quella di Cecchi Paone è questo. I valori della Chiesa, che sono valori naturali rispetto ai comportamenti di persone che hanno l'opzione prevalente, sono valori democratici di per sé, ammesso che non intervenga un ribaltamento per cui l'omosessualità sia maggioritaria rispetto all'eterosessualità. In questa logica
L'eccezione che si chiama trasgressione, chiamiamola eccezione, o comunque minoranza non di opzione ma di destino, vuole che un grande scrittore cattolico, Giovanni Testori, sia stato legittimato dalla Chiesa nella sua omosessualità, intesa come una condizione che era la sua, ma che non era, cioè l'elemento chiave. Tu non puoi pretendere che diventi un modello e un indice di comportamento, altrimenti è come la droga. Tutti vuoi sapere cosa è capitato? No, non puoi parificare la droga all'omosessualità. Perché diventano mode turpi. Ma quali mode turpi? Turpi, lo si fa perché è il destino della persona. Nessun eterosessuale farà l'omosessuale soltanto per sperimentare. Dici delle fregnacce sul piano del comportamento, dell'antropologia, della psicologia, che non esistono. Il comportamento di Lapo che io ho difeso è il comportamento sperimentale, di una mancanza di etica dei valori. I valori sono questi. Ti racconto perché, riferendo alla droga, un giorno è abbastanza lungo ma molto divertente. Sempre questa visione trasgressiva. Non è la trasgressione, è la normalizzazione. È un fatto anagrafico di cultura cattolica. È la normalizzazione. Nessun ragazzo svedese farebbe un discorso così assurdo. Ma non ce ne frega niente della Svezia. Come non italiano. Ce ne frega niente? Sono stramaledettamente civili. No, e c'hanno i cristiani protestanti. Viva Dio! Ti dico cosa mi capita nel paradosso dei comportamenti. Ma uno che non è omosessuale va a letto con un uomo per provare. Esattamente, ma quando esattamente mai? Così. Ma io per 35 anni non l'ho mai fatto, così. Che poi lo sono diventato. Ma non lo so che tu lo sia diventato, ma non voglio parlare di nessuno di noi. Ti dico non come esiste, è una balla questa. È la realtà. La dici la per conosco. Far paura ai genitori. No, i genitori conosco. Devono sapere che sei il loro figlio e la loro figlia sono l'ho eterosessuali. Vissuta. Non andranno mai a letto con qualcuno dello stesso sesso. Ci vanno perché non esiste la forma di conversione. Non esiste. Ma non è una scelta. È una scelta! Se tu sei così maleducato, non è una scelta, perché non ti hanno educato da bambino. Ma quello riguarda chi ce l'ha! Non è una scelta, sei stato educato di schifo. Sta dicendo delle cose gravissime. Omosessualità uguale alla droga. Alessandro, fermi un attimo. Ma stai dicendo una follia! Scusate, è offensivo! Raccontaci questo episodio. Facciamo di raccontare questo episodio per vedere se quello. Ma non è offensivo, la realtà è pieno di eterosessuali che vanno esempio. Con i travestiti Vittorio. Per moda Vittorio. Non perché sono omosessuali. Raccontaci questo episodio. Raccontaci perché non andare con i travestiti non vuol dire essere omosessuali. Allora ci siamo. Ma non puoi neanche toccare quello. Ti racconto la mia esperienza quasi comica rispetto alla moda e al costume che degrada verso la mancanza di differenza. Lo dico ma senza non ho detto droga perché volevo dire che la droga per me la droga non è neanche un male. Uno farà quello che l'ha gli detto pare. All'inizio del programma. No, ho detto che l'ignorante si droga. Vittorio, raccontaci che però che l'episodio. Si droghi qualcuno e non ne tragga danno è purtroppo quello che vediamo. Allora, qual è il punto? Raccontaci l'episodio. Vado in una casa di un'amica e vedo, fra le persone che mi presentano, due ragazze che si baciano. Due ragazze donne. Che si baciano. Le guardo, loro mi guardano con un'aria un po' indifferente. Poi una viene da me quasi scusandosi. No, io non è che non ti volevo parlare, ma ero lì con la mia fidanzata. Dico, come la tua fidanzata? Sì, io sono sposata, però la mia fidanzata è lei. Io sono un po' zoccola, sto con mio marito e sto con questa ragazza. Frate, avevano tra i 30 e i 35 anni. Milano. Passano tre giorni, Castell'Arquato, luogo più piccolo. Parma. Vado a fare una Piacenza. Vado a fare una conferenza, incontro varie persone, due ragazze, una molto femminile, l'altra con un'aria un po' più spavalda, mi dice, saranno state tra i 25 e i 27 anni, cioè, ho detto alla mia amica che volevo venire da te, lei forse non voleva venire, ma le ho detto che se non mi portava non gliela davo più. Dico, in che senso? Cioè, io sono eterosessuale, però siccome lei per me è come un uomo, gli uomini mi hanno deluso e io tranquillamente sto con lei. Terza fase, racconto questo episodio a uno che si chiama Lo Perfido dell'MPA, un democristiano nella sostanza, e sono con una ragazza di 19 anni che è con me e sente questo discorso e dice, beh, ma non c'è niente di strano, tutte noi ragazze della mia età stiamo con le nostre amiche e abbiamo rapporti sessuali, perché tanto lo fanno tutti. Letterale, come opzione di puro piacere. Ecco perché la Chiesa ha ragione di dire no, non è un valore, è un piacere. Una cosa sono i valori, una cosa sono i piaceri, salvo per quelli che ce l'hanno come il un destino. Valore, ecco valore, perché è pericolosissimo il valore, abbassare la guardia. Abbassare la guardia? Abbassare la guardia. Ma titolo nei confronti della mafia, Marcello, della camorra, dei ladri, non nei confronti della libertà sessuale affettiva. Sessuale, vergognatevi. Piacere, lo vedi che la Chiesa Cattolica e i suoi difensori si occupano della libertà sessuale della gente e affettiva.
dei non dei mafiosi, dei ladri, degli assassini. No, non gliela posso dare. No, 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 no. Ma assolutamente no. Dopo questa conclusione, no. Quale famiglia? Non esistono. Ce ne sono diverse decine di tipi. La famiglia è un valore rispetto ai figli. Ma quale valore che si basa sulla mortificazione della donna? L'80% dei delitti in Italia avviene in famiglia. Ma questo è un altro discorso. La maggior parte degli stupri avviene in famiglia. Quale valore? Ma posso anche dirti che la maggior parte degli omosessuali sono nella Chiesa. La Chiesa è piena di preti omosessuali e anche pedofili. E questo cosa vuol dire? Vergogna. Ma non c'è... Perché vergogna? Occupatevi perché sono di pedofili. Quelli. Ma no, perché occupatevi non fai anche la difesa dei pedofili? No. E dici, sì, no. Farai anche questo. No. È lecito Mai. Essere pedofilo. No, come no? Non è perché lecito. No? Perché Abbi no? Abbi coraggio di dire parlo che di libertà, esserlo. Assolutamente no. E perché no? Io c'è parlo di diritti di liberi individui maggiorenni. Maggiorenni, ma che c'è, liberi perché? Diritti, ma guarda come sei maggiorenni, bacchettone. No, sono quando legale, a far sono legalitario, a 19 anni. Ah, guarda, ma sei, sì. Sei tardivo, io a 13, bene. E allora consentimelo di fare, legittima i pedofili, c'è no, coraggio. Assolutamente ma guarda, mai, come sei pur, perché mai. Il sesso comincia mai. Molto presto, mai, molto presto. Assolutamente, arriveremo anche no. A questo, arriverete libertà, lì. Mai, arriveremo voi lì. Ci siete tu arrivati, tu hai detto che la Chiesa lo coltiva da secoli. No, ma qua la Chiesa, non c'entra nulla. Non c'entra nulla. Ci sono intere diocesi americane in rovina per quello che hanno fatto ai bambini. Infatti, poi lo fanno anche quando non sono diocesi. La stretta di mano, Alessandro. No, assolutamente. L'ultimo ha detto delle cose appello. Di una gravità senza fine. Disperato appello. Senza fine. Vittorio, ma non c'è bisogno, ma che lui legittimerà i pedofili? No, assolutamente no. Okay. Come no? No, tu li stai legittimando. Ci fermiamo. Libertà degli individui maggiorenni. Libertà di difendere i valori, non di essere costretti a essere omosessuali come vuoi tu. Ma chi lo dice? Io ho mai detto, scusa Gigi, ho mai detto che bisogna costringere. Vi devo fermare altrimenti ci sfumano. Grazie per l'ascolto, ci vediamo. Questo è un paese cattolico con persone che fanno questi discorsi. Grazie Vittorio Sgarbi, grazie Alessandro Cecchi. Paesi non esistono. È un'offesa cose del genere. Sono orgoglioso. Quando dici queste cose è un'offesa gravissima. Sono cattolico. Mutuo Arancio. Se trovi un mutuo migliore, hai superpoteri.